Ciao a tutti, sono le 7:15 del mattino, ma vi racconterò dopo perché sono sveglia a quest'ora, mannaggia. Ora andiamo a mangiare una buonissima colazione che mi sogno. Dopo questa buonissima colazione, ora vi svelo perché mi sono svegliata così tardi, così presto. Comunque praticamente ho trovato lavoro, ecco, è questo che volevo dirvi. Me lo sono trovata io, me l'ha trovato la mia carissima amica, perché è venuta anche a Rimini Wellness con me, Alice. Ha detto: guarda, mia cugina fa questo lavoro online. Non mi ha saputo spiegare benissimo perché comunque non era molto informata. E se ti fa piacere, insomma, ti do il suo contatto. Mi ha dato il suo contatto, sua cugina poi mi ha chiamato subito lei il giorno dopo. E niente, subito mi ha messo a lavorare praticamente. Mi ha spiegato un attimo per telefono, poi mi ha detto: guarda, se facciamo una chiamata via Skype, ti condivido lo schermo e ti faccio vedere i programmi che usiamo, tutto quanto. Io, ok. E niente, proprio cioè, ho iniziato subito, neanche da dire mi interessa, non mi interessa, boom. È stato divertente. Però devo dire che... Allora, magari alcune persone tra di voi storceranno il naso, Chiara, che fai un lavoro da casa. E io non ho metodi per, non ho elementi per paragonare come sia il lavoro là fuori, perché non l'ho mai fatto, a parte un tirocinio in un sindacato per l'università, però diciamo ho avuto comunque un approccio per cosa vuol dire stare in un ufficio. Ci stavo comunque 6 ore, però è capitato anche 8 ore, quindi più o meno so cosa vuol dire, però ovviamente non so cosa vuol dire lavorare per degli anni fuori. Ci sono secondo me tanti elementi positivi del lavorare qua a casa che mi aiutano anche comunque a continuare la mia attività sui social, perché comunque se dovessi stare 8 ore fuori in un ufficio non posso toccare il telefono. Comunque ci sarebbe una bella lacuna che a me dispiacerebbe comunque perché al di là di quello delle cagatine che magari posto, però comunque c'è un lavoro dietro. Sono arrivata ad avere tot visualizzazioni alle storie, tot mi piace, tot follow. Mi dispiacerebbe perdere questa specie di engagement, non so se sapete che cosa sia, che sono riuscita a raggiungere, perché comunque c'è. È soddisfacente arrivare comunque a livelli già un pochino più alti ogni volta. E qui insomma mi sarebbe dispiaciuto, poi ovviamente cioè se uno ha bisogno di soldi, ha bisogno di soldi, quindi fa ancora i social, a meno che non facciano guadagnare, però appunto dato che sto entrando anche nell'ottica del guadagno, grazie ai social, mi interessa poter unire le cose e forse riuscirò anche a unirle con questo brand, ecco, per cui appunto sto lavorando, tengo d'occhio perché tra poco devo iniziare e quindi appunto magari riuscirò anche a gestire la parte dei social per questo brand, quindi comunque quello che già faccio sui social, le conoscenze che ho acquisito, potrebbe insomma appunto ripagarmi, anche se non ho titoli di studio su questo, però comunque l'esperienza ripaga. Potrei insomma quindi lavorare anche per questo brand in questo senso. Comunque adesso praticamente sto gestendo le giacenze dei pacchi, rispondo alle chat. Quindi parlo con i propri clienti, soprattutto quelli che appunto aspettano una riconsegna dei pacchi. Ci sono delle. A parte quello, la gente è abbastanza gentile, mi aspettavo più gente che si incazzasse, cose del genere, però insomma io sono molto educata, poi mi piace anche parlare così nella chat, cioè parlarne che mi metto lì a chiacchierare. Però insomma, mi viene abbastanza bene, non so, evidentemente anche mi aiuta il fatto di rispondere ogni giorno a voi, ovviamente il tono è diverso, quello che devo dire è diverso, però non lo so, secondo me sono magari abile anche grazie ai social, così. Adesso devo far partire un coso che si chiama scrivere qualcosa, perché voi magari vi starete chiedendo ma come fanno a sapere quanto stai lì al lavoro?
c'è questo coso qua che faccio partire, che mi cronometra, e va, lo stoppo quando vado in pausa per un'oretta così, non se vado in pausa 10 minuti, e fa degli screen, 5 screen ogni ora, comunque per vedere che non ti stai guardando dei film nel frattempo, quindi lo faccio dalle 8 alle 11, tra poco vado in pausa alle 11 e faccio dalle 11 fino alle 13.30 e poi ricomincio fino alle 4 e mezza, faccio 6 ore per questa settimana, poi si vedrà. Sto smangiucchiando un po' di frutta e tra poco arriva quella signora che mi sta facendo i massaggi già da un pochino, da un mesetto, e niente, quindi un po' di massage, un po' di relax e poi si ritorna a rispondere alle chat. I massaggi avvengono su un tavolo, sì, perché è comodo per lei, sono in ombra, perché ovviamente sta qui, massaggia, e se invece stessi sul letto sarei troppo bassa. E lo fa un'oretta il massaggio, quindi mezz'ora davanti, mezz'ora dietro. Ogni volta che mi devo girare, dato che sono stata tipo spataccata sul tavolo per mezz'ora con lei che premeva, comunque ho tipo tutte le ossa bloccatissime. Mi dico, è stranissimo. Tra poco dovrebbe arrivare. Questa volta ho messo uno strato in più, questo qua, così magari non mi spatacco. Cioè, io ho parlato per mezz'ora e non avevo attivato il video, non ci posso credere. Vabbè, vi stavo dicendo, praticamente gli orari me li posso gestire come voglio. E per ora sto facendo 6 ore questa settimana, ho chiesto perché la scorsa settimana sono partita a busso con 8 e il secondo giorno mi è venuta la nausea a stare al computer per 5 ore di seguito, dato che avevo fatto solo 3 ore al mattino. E quindi insomma ho proposto 6 ore almeno per prendere un po' il via. E poi appunto mi va bene comunque poi fare attore, così comunque guadagno anche un po' di più. E penso appunto che mi gestirò, farò tipo dalle 8 alle 12 al mattino, poi stacco, mi alleno, pranzo, riattacco verso le 2 e mezza e fino alle 6 e mezza, ecco. E comunque appunto posso gestirmi come voglio e posso prendere comunque tipo 10 minuti di pausa qualche volta se comunque ne ho bisogno un attimo per staccare, e comunque appunto non è un lavoro dove c'è qualcuno che ti controlla, che cioè, è tranquillo, infatti mi piace questa cosa. Comunque adesso vedrete anche su Instagram, vi terrò sempre un pochino di più aggiornati come sta andando e tutto quanto, e insomma quindi i video d'ora in poi cambieranno un po' a What I Ate in a Day, perché appunto finalmente sto lavorando, sono veramente felice, anche se mi devo alzare presto al mattino sono contenta, perché devo dire che avevo proprio bisogno di questa sensazione qua, di poter guadagnare un po' dei miei soldini, così mi posso permettere per esempio di pagarmi arrampicata, l'abbonamento. Non so se ne ho già fatto qua su YouTube, ma ho iniziato a fare arrampicata e voglio portarvi dei contenuti se vi fa piacere. Arrampicata è bellissima, ve la straconsiglio, almeno provatela. E così, insomma, arrampicata senza corde, infatti proprio andiamo in una palestra dove ci sono delle pareti, cioè non quelle altissime ovviamente, e sotto c'è tutto il materasso, quindi puoi buttare, è divertente. E così posso farmi arrampicata, pagarmi i massaggi che mi sta facendo questa signora, perché comunque sono quelle piccole cose che i tuoi genitori ti pagano, perché insomma lo fanno, ovviamente se ce ne sono le possibilità, ma potermele permettere da sola con i soldi che mi faccio io è veramente una sensazione che non vedevo l'ora di provare e ne sentivo veramente il bisogno. E già comunque un po' con YouTube, sì, solo con YouTube sono riuscita a guadagnare un po' di soldi in questi 2 anni, non tantissimo, però per esempio riesco a pagarmi metà della vacanza, adesso comunque dato che avrò uno stipendio forse riuscirò a pagarmela addirittura tutta, cioè è una sensazione veramente stupenda. Sono quasi le 4:30, tra poco finisco e sto facendo merenda, un po' di yogurt greco, cereali al cioccolato, che buono, per i miei buonissimi, e un pochino di frutta. Tra poco andiamo a casa di una ragazza perché questo venerdì, ma vabbè, voi vedete il video già passato, sarà il mio compleanno e lo facciamo a casa di questa ragazza qua, perché da me ci sono i miei genitori.
E vogliamo fare una torta super porcosa. E infatti ci sarà il mio amico cuoco, quello che spesso vi faccio vedere, insomma, ve ne parlo. E abbiamo una ricetta invece che ci ha dato il nostro amico pasticcero, dei bellissimi amici. E faremo insomma tutta una torta alla voglio porcosissima. Sono passate un po' di ore e ho tentato di preparare il dolce, la base è venuta, la crema è venuta uno schifo, quindi vabbè, venerdì cercheremo di fare una crema al mascarpone e io ho mangiato pizza la sera perché dato che mi ha fatto tardi sono rimasta lì e ci andavo una pizza e adesso sto tornando a casa, noi ci vediamo al prossimo video, spero che questo vi sia piaciuto, ho parlato tanto, ho mostrato magari un po' col cibo. Se avete piacere lasciate un mi piace e un commento. Quindi al prossimo video. Ciao ciao!